Una nuova soluzione terapeutica che sfrutta un fascio di ultrasuoni ad alta intensità promette di eliminare il tumore alla prostata senza intaccare altre funzioni. È Giovanni Di Lauro, direttore dell'unità operativa complessa di urologia, a spiegare i vantaggi di una nuova tecnologia entrata a far parte dell'arsenale in forza al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Oltre a quello che facciamo già normalmente di chirurgia robotica col Da Vinci, di laparoscopia tridimensionale, questo nella forma di chirurgia ablativa, quindi per rimozione dell'intera ghiandola, abbiamo focalizzato un'attenzione particolare anche su quello che può essere il trattamento focale di questa patologia oncologica sulla ghiandola prostatica. La terapia focale è una terapia che ci consente di curare, di andare a trattare solamente la lesione nella ghiandola, risparmiando in maniera assoluta tutto quello che sono le strutture deputate alle funzioni. Siamo l'unico centro pubblico dell'Italia centro-meridionale ad avere questa tecnologia, che ovviamente abbiamo messo a disposizione per quanto riguarda i pazienti non solo campani, ma per esempio quelli di regioni limitrofe come Basilicata, Calabria e altre regioni del sud, sono ovviamente benvenuti. Ci siamo organizzati per poter ospitare pazienti che vengono da fuori regione. Insomma, se oggi la tecnologia Focal One già permette di evitare effetti collaterali quali l'impotenza o l'incontinenza per pazienti affetti da carcinoma della prostata, un domani potrebbe anche garantire il controllo di neoplasie più aggressive, migliorando la qualità della vita di chi ne è affetto. I pazienti a cui è rivolta questa opzione terapeutica sono quelli idonei alla sorveglianza attiva che prevede continue analisi. Ma come funziona la tecnologia Focal One? Lo spiega il dirigente medico Maria Rosaria Nunez. Le immagini della risonanza che noi abbiamo utilizzato per effettuare la biopsia, che poi ci ha dato eventualmente esito positivo proprio nell'area che era quella sospetta, le stesse immagini sono quelle che noi utilizziamo per pianificare il trattamento di AIFU. Quindi il contorno prostatico, il contorno della lesione nasce proprio dalla risonanza e quindi poi successivamente dalla biopsia che abbiamo effettuato, e questo ci consente di essere precisi nell'identificare la zona che va trattata.